facendo una storia in Instagram di nuovo, ragazzi. Siamo nell'Instagram di Michele. Siamo nell'Instagram di Michele. Agitazione, niente. Giusta. Tranquillo. Ma proprio stoici da questa parte. Biondo, continui a viaggiare. Come va sto viaggio? La mia testa lo so fare. E niente, noi siamo proprio... Tiè, ho monopolizzato lo studio di amici. Che bello! Rimani fuori dal mio diario degli errori. Io devo ringraziarti perché tu mi hai presentato a Sanremo e senza la tua presentazione, senta, io ero quello di Chopin. Senza quel tuo Chopin io non ce l'avrei fatta, quindi grazie mille, ce l'ho fatta a ringraziare. Madonna, che capelli che c'ho. Porca miseria. Ciao ragazzi, scusate per i capelli, sono una cosa violentissima. Allora, ho deciso di fare questa diretta perché l'ultima che ho fatto non era andata tanto a buon fine, dato che non si sentiva l'audio. Quindi ho deciso di farla per questo motivo. Per riringraziarvi, prima di tutto il sostegno che mi avete dato, perché è stato tanto. E niente, anche per sapere come stavate voi, dato che è una vita che non faccio una diretta. E nulla. Ditemi un po' come va la vita. Con chi ho legato di più nella scuola? Guarda, la persona con cui ho legato di più ce l'hai come fotoprofilo. Però anche Matteo, Luca, ma in realtà con tutti, ragazzi, perché poi fai fatica a non legarti con delle persone con cui vivi a stretto contatto 24 ore su 24, quindi sì, più o meno con tutti. Piagni più di un neonato, sai, no, caro Alessio, il punto è che la situazione dall'esterno è molto più semplice di quello che realmente è lì. È un programma difficile, è bello ma è difficile, specialmente a livello psicologico, perché hai zero contatti con l'esterno, hai zero contatti di nessun tipo, quindi ti porta a essere stressato, specialmente per la mole di lavoro che fai, no? È tantissima, cioè sei veramente tanto impegnato, quindi arrivi a un punto dove sei stanco e la stanchezza tante volte ti porta a cedere. E comunque piangere non è una cosa così disumana, ragazzi, piangere è una roba umana, non... è come ridere. Noi ridiamo tanto, però quando ridiamo va bene, quando piangiamo no. La differenza tra il ridere e il piangere è un'emozione diversa, ma pur sempre un'emozione. Quindi in realtà non ci vedo nulla di male. Detto questo, andiamo avanti. Perché non si possono portare i cellulari ad amici? Non lo so, fa parte del regolamento, ragazzi. È così. È così, è così. Tranquilla, Stefi, ci saranno altre occasioni, dai. Ci saranno altre occasioni. La domanda più bella è stato bello baciare Loren. Vinci, hai vinto tutto. Guarda, la Toscana in realtà ha la città che a me piace di più di tutto il mondo. Quindi no, non è che non va a cacco di striscio, prima o poi voglio venire. Lollo, vado a Napoli e torno domenica. Tra l'altro credo che lunedì riesca ad essere a Reggio Emilia, quindi se c'è qualcuno in Reggio Emilia. Ciao Rebi, un abbraccio grande, ciao, ciao Rebi, ciao, ciao. Mi saluti, ti prego, ciao Reci. Come farete tu e Loren fuori da amici? Diciamo che viviamo normalmente. Sì, la vita non è amici. Amici è un gioco, un bellissimo gioco, però poi c'è la vita vera. Ti manca Loren? Ragazzi, però fatemi una domanda su di me, però. E tu su Loren, me. Comunque sì, mi manca.
Speriamo. Non lo so, questa è una bella domanda. Se ho qualche progetto lavorativo. Ce ne sono tanti. Poi questo mondo è difficile, ragazzi. Sembra semplice, in realtà è tutto fuorché semplice. Uno ci prova e dà tutto se stesso, sperando che vada tutto a buon fine. Ce la metterò tutta. Zio, facci vedere come basti. Che cretino che sei, Cis. Saluta Andrea. Andrea ti saluta. Andrea. Comunque niente, ragazzi, ho fatto questa diretta in realtà prima di tutto per ringraziarvi e dirvi che è stato figo davvero. Però vi invito a seguirmi perché ci saranno tante novità che non vi posso dire ancora, ma ce ne saranno davvero tante, davvero davvero tante. Quindi mi raccomando, state sull'attenti.